Ok, ciao Emiliano, benvenuto, mi fa piacere vederti, mi fa piacere vederti col sole in faccia, con una bella luce, non, neanche un paesaggio, ma comunque una scenografia dietro veramente molto carina. Ti farò dire a te dove ti trovi, abbiamo deciso di intervistarti tramite un sondaggio che abbiamo fatto tra le persone dell'associazione. E quindi eccoci qua. Ci siamo già visti dal vivo. Mi fa piacere rivederti dopo veramente tanto tempo. Ogni tanto ci siamo scritti. Però ecco, benissimo. Allora, raccontaci un po' qualcosa della tua esperienza riguardo al didgeridoo, quindi come lo hai conosciuto, che cosa ti ha spinto a suonarlo, e questo per iniziare, poi vediamo. Va bene. Prima, ciao a tutti. Piacere essere qua. Il didgeridoo. Guarda, il primo contatto che ho avuto con il didgeridoo è stato qui in Argentina, a Las Grutas, che è un paesino sul mare, nel sud, nella Patagonia. Ho conosciuto un artigiano che costruiva didgeridoo, il Cucciu, e sempre mi fa piacere nominarlo. Lui suonava. Io ero incuriosito, già sapevo qualcosa, gli chiesi fammi ascoltare come suona, lo suonò, rimasi bocca aperta e gli comprai uno strumento. Primo didgeridoo, non so nemmeno se suonava bene o no, e gli chiesi com'era, come funzionava la respirazione circolare e tutto quanto. E lui mi disse non ti preoccupare, mettiti a suonare e vedrai che da solo impari. 2 anni e non riuscivo a fare niente. 2 anni, diventavo rosso come un peperone, però ecco, tiravo fuori qualche suono, però la circolare niente, non riuscivo a capire, non capivo. Poi ho conosciuto un altro ragazzo, no, non mi ricordo il nome adesso, sempre un altro artigiano, che mi disse, mi spiegò un po' com'era la respirazione circolare. E dopo 2 settimane di tentativi riuscì, è stato una porta all'universo, un trampolino enorme nella mia vita. E da lì ho decisi, dico, va bene, mi metto a suonare e piano piano ho iniziato a migliorare da solo. Ho iniziato a migliorare, ho iniziato a dare uno sguardo, avevo conosciuto all'epoca il sito digiritu.it, che è stato quello che mi ha portato poi a conoscere anche te. Ho visto il sito, ho visto i primi tool, Ilario Annucchi, che è un'altra persona che mi gusta nominare, anche se non l'ho mai conosciuto personalmente, però grazie a lui comunque sono entrato in contatto con la scena del didgeridoo italiana, appunto per didgeridoo.it. E lì ho visto la costruzione dei primi didgeridoo in PVC, dei primi ritmi, e iniziai sempre da solo a costruire i primi strumenti e tutto. E comunque era sempre a un livello molto amateur, diciamo, amatoriale. E poi un giorno è venuto fuori il tuo nome, Andrea Ferroni. E quindi andai su YouTube. All'epoca non usavo moltissimo internet, diciamo YouTube l'ho usato pochissimo. E cercai Andrea Ferroni e venne fuori il tuo brano Graffio. Ah, sì. Sì? Graffio. E rimasi, non potevo credere quello che si potesse fare con un didgeridoo, rimasi a bocca aperta. Iniziai a cercare, investigai di più e trovai il tuo album da scaricare, Win Project, non mi ricordo adesso come si chiama, comunque un tuo album scaricabile dalla rete. E chiamai un amico, come io non avevo né internet né niente, lo chiamai e gli disse per favore scaricalo. E questo amico dopo un'ora mi chiamò e per telefono mi fece ascoltare il tuo album. All'epoca dice ascolta, ascolta quello. E da lì venne fuori, io l'anno seguente sarei tornato in Italia. Chiamai a un altro amico, Andrea Capitani, che adesso è un mio vicino qua, e lui organizzò il seminario quando siamo venuti a Torino a Sì. fare quel famoso seminario, che letteralmente cambiò la mia visione del didgeridoo, la cambiò completamente, perché qui in Argentina fino a quel momento la maggior parte della gente che si avvicinava allo strumento era di una forma molto molto amatoriale, e molto anche fricchettona, non c'era nessuno che avesse un minimo di conoscenze, tutti dicevano tu lo devi sentire, tu lo devi provare, tu lasciati andare, senti l'energia, percepisci l'energia, però nessuno ti spiegava niente.
tanto per suonare né tanto per costruire uno strumento. E quindi quando venni da te, fai come un'altra porta che si aprì enorme, vedi lo strumento da un punto di vista più tecnico, più scientifico e con soprattutto una passione enorme. E facemmo il corso da te e quando me ne tornai poi qui in Argentina, comunque tornai pieno di idee e pieno di iniziative. E decisi da quel momento, dico, vabbè, mi metto a suonare e mi metto a costruire, però voglio cercare di fare qualcosa di più importante. E così è stato. Ebbi anche la fortuna di costruire uno strumento, che ancora lo ho con me, che da quello che ho visto è successo a molti costruttori, costruire uno strumento che suonava veramente, veramente bene. Uno fra i primi strumenti che decisi di costruire. Un po' ho visto i tuoi, come erano fatti, mi ero fatto una mezza idea, però costruì uno strumento che venne perfettamente intonato in Do, con il primo tutto perfettamente affinato in Do, e intonato in Do, scusate, ogni tanto faccio... Sì. Chiaro. Fuori un po' in spagnolo. E da lì dissi, ah, cazzo, allora posso fare qualcosa anche di fatto bene anche nel campo della costruzione. E da lì continuai piano piano. Il fatto di essere in Argentina per certi aspetti per me mi favoriva, perché non c'era nessuno che si dedicasse a questo, però per un altro aspetto sono stato sempre molto solo, cioè era difficile il fatto di potermi confrontare con altre persone, poter dialogare, poter discutere, era tutto fatto attraverso internet. Poi sai, all'epoca nel Diceritù la maggior parte si tenevano i segreti stretti per loro, era difficile poter accedere a altre informazioni. E quindi è stato, sotto alcuni punti di vista è stato ottimo, perché ho avuto, diciamo, il mercato per me, però sotto altri aspetti è stato più duro, perché non riuscivo ad accedere a certe informazioni, ci sono voluti molti più anni. Oltretutto anche il cammino che ho intrapreso l'ho fatto da solo, anche per quanto riguarda sia nel suonare, oltre che nel costruire. Non avendo un metodo mio personale, ho fatto un po' a zig zag, è stata la mia crescita. E non, mi ci sono voluti degli anni per riuscire a darmi inquadrarmi un po'. E poi dopo tutto questo c'è stato un altro musicista che all'epoca mi influenzò tantissimo, che è stato Duraco LaPaine, insieme a Andrés Meikle, loro due. Anche quando ascoltai le prime composizioni di LaPaine, rimasi a bocca aperta, all'epoca mi piacque tantissimo, e decisi, dico, vabbè, voglio diventare un bravo musicista, voglio imparare a suonare bene il diceritù. Ovviamente da quel momento fino adesso le cose sono cambiate moltissimo, però diciamo questi sono stati i punti che mi hanno dato lo slancio per cercare di diventare sempre più bravo. Perlomeno, e di poter l'idea era anche poter vivere in un momento di cui tanto come la costruzione di diceritù e anche come musicista. E questo è stato un po'. Bene, guarda, allora intanto mi fa piacere per tutto quello che hai raccontato anche su quando ci siamo visti e perlomeno quello che sono riuscito in qualche modo a passarti. Io sono felice perché vedere che qualcuno che è venuto a lezione poi dopo è riuscito a portare avanti delle attività, come nel tuo caso, anche molto bene, perché comunque ci seguiamo, quindi sai che ti seguo, non è una novità se io ti dico che seguo anche i tuoi lavori. Io mi ricordo, sono passate tante persone di qua, veramente tante, e non me le posso ricordare tutte, ma quando veniste tu e Andrea, e c'era anche un altro terzo ragazzo che però ora non ricordo, sì. E ricordo che avevate portato un bottiglione di vino bianco fatto da un vostro amico, qualcuno comunque. Però ecco, non ricordo benissimo perché appunto adesso sono passati 14 anni. Però io me lo ricordo quel momento e mi ricordo l'entusiasmo che sia te sia Andrea avevate. Sì. Quindi questo è bello. Tra le domande che erano pronte per te c'erano appunto anche sicuramente l'influenza, perché le influenze che abbiamo da parte dei musicisti è sicuramente importante ed è una cosa che chi studia vorrebbe sapere, anche perché così appunto dice, si può pensare di
come dire, di anche accedere all'influenza altrui per dire magari ho conosciuto, magari così posso conoscere un musicista che altrimenti avrei perso. Ondrej Smejkal e Dubravko, bene o male, sono stati già nominati, però questo almeno aggiunge un po' di peso a quanto questi due musicisti europei sono riusciti un po' a dare. Una delle domande che sempre vengono chieste, un po' alcune di queste domande sono state richieste da Nicolò, e un po' scherzando con Nicolò a un certo punto gli dissi: nomino Nicolò anche perché lo devo ringraziare per il lavoro fatto. Però gli dissi: guarda, alcune domande sembrano quasi cercare un po' la parola magica che ci può aiutare ad avvicinarci alla bravura del musicista che andiamo a intervistare, come se ci fosse un segreto per arrivare all'altezza di quel musicista. Però sicuramente invece, anche se non c'è una parola magica, è interessante capire, visto che tu hai dovuto lavorare tanto da solo, qual è il tuo metodo di studio? Cioè, hai fatto dei workshop, ok, quindi hai nominato già prima dei workshop che hai frequentato, però molto lavoro l'hai dovuto fare tu da solo. Come ti organizzi o come ti sei organizzato lo studio? Guarda, soprattutto tantissima pratica, suonando moltissime ore e suonando tutti i giorni. Io ho iniziato, all'inizio ero disciplinato, nel senso suonavo tutti i giorni e suonavo molte ore, sì? Ovviamente i primi tempi cercavo più di copiare, no? Quello che ascoltavo, e quindi cercavo di copiare e riprodurre certi suoni. Poi a un certo punto ho deciso pure, dico, vabbè, magari posso riuscire a fare anche qualcosa di mio, no? Di dargli un'impronta più personale. Però quello di suonare tante ore. Poi a un certo punto mi sono reso conto che mi devo dare anche un metodo, cioè potevo suonare tante ore, diventi bravissimo tecnicamente, però dovevo anche iniziare a dargli una forma a quello che stavo facendo. Anche perché quando io ho iniziato a suonare il didgeridoo non sapevo nemmeno la differenza di una nota musicale, non sapevo assolutamente niente di musica. Quando suonavo con gli altri amici, suonavo le percussioni, mi cacciavano via perché non tenevo il tempo. Figurati, proprio ero 0-0 con la musica. Quindi io ho iniziato, avevo 27 anni, già ero grande, non è che da piccolo, ho iniziato da grande. E quindi c'è stato prima di tutto uno studio anche con rispetto alla musica, al tempo. Sono andato a scuola di musica, ho preso lezioni con tantissimi musicisti. Poi ovviamente con rispetto al didgeridoo ho suonato veramente tantissime ore. E oltretutto, questa è una cosa un po' più personale, però in un certo momento della mia vita dove ho avuto un sacco di problemi personali, però il didgeridoo era come una fuga per me. Mi mettevo a suonare, mi dimenticavo di tutto e quindi mi aiutava anche ad andare avanti. Poi, ritornando al fatto all'inizio copiavo, infatti questa è una cosa che è successa e che non è stata, che poi con gli anni mi sono reso conto e quando do lezioni lo dico sempre. Per esempio, io ho copiato moltissimo Dvorak Lapin quando ho iniziato a suonare. Copiavo. E in un momento mi sono ritrovato che facevo esattamente le stesse cose che faceva lui. Magari, o sea, ovviamente non ai suoi livelli, però a livello di melodia e via dicendo, era una copia. E in un momento mi sono detto, questo non mi piace, non è per me, assolutamente. Non è quello che sto cercando, non mi interessa. Ed è stato molto difficile riuscire a svincolarmi da questo, cioè cercare un cammino mio più personale. Questo mi ci è voluto tantissimo tempo. Se lo avessi saputo prima, se ci fossi stato più attento, le cose sarebbero state differenti. Ovviamente poi ogni cosa va come deve andare, non assolutamente. Però se dall'inizio avessi cercato già qualcosa di più personale o non mi fossi dedicato a copiarlo tanto, poi dopo sarebbe stato più facile trovare un cammino mio o qualcosa di differente. Questo da una parte. Poi, per esempio,
stato in un momento dove ero arrivato a il fatto di aver studiato da solo e non avendo un metodo, io sono passato negli argomenti del didgeridoo, per esempio, ho saltato direttamente le tecniche basiche, sono passato direttamente alle tecniche più avanzate. Quindi mi sono ritrovato in un momento che le cose più difficili le sapevo fare bene, abbastanza bene, le cose basiche invece le facevo veramente male. E mi sono ritrovato che quando volevo suonare delle cose semplici non ero bravo. Io però riesco a fare delle acrobazie, quello, no, tecniche particolari, e quindi sono dovuto ritornare un passo indietro. In un momento mi sono detto, vabbè, no, mi devo rimettere a studiare i tappetoni e quindi a suonare bene anche partendo dagli armonici, la respirazione circolare. E questo sempre perché comunque mi è mancata la guida di qualcuno, di un maestro che mi spiegasse certe cose. E anche io per la forma in cui magari avrei potuto fare qualcosa online e via dicendo, però per una questione mia personale non ho cercato anche l'aiuto di altre persone, e quindi ecco, la mia esperienza è stata, come dicevo prima, un po' a zig zag. Partito dal punto 1, sono saltato al punto 8, poi sono ritornato al punto 5, poi sono passato al punto 13. È mancata una linea guida generale. Adesso con gli anni, con l'esperienza, mi rendo conto dell'importanza che sia avere un buon maestro o qualcuno che ti segua perlomeno, o qualcuno che ti dia una guida al principio. È fondamentale. Sì, è uno strumento comunque così poco conosciuto che effettivamente molti hanno un po' questo problema. Però un po' per aiutare anche la comprensione di chi segue, c'è da dire che anche se può sembrare un errore imitare in totalmente un altro musicista, in realtà questo è un po' il lavoro che si fa nelle scuole d'arte in generale. Cioè, se io voglio dipingere, inizierò a studiare delle cose semplici avendo un metodo, che è un po' quello che invece ti è mancato, quindi partendo dalle cose semplici andando verso le cose più complesse. Però poi è comunque normale il fatto di cercare di imitare in tutto e per tutto il dipinto di un altro pittore. Perché quello ti dà la misura per capire se l'intenzione che hai viene poi soddisfatta da quello che suoni. Perché quello che succede spesso ai suonatori di didgeridoo è che il pubblico non sa mai che cosa suonerà un suonatore di didgeridoo. E quindi anche se sbaglia, il pubblico non se ne accorge. Mentre invece se canti una canzone di Vasco Rossi, per esempio, e sbagli delle note o sbagli le parole, la gente se ne accorge immediatamente. E quindi imitare per filo e per segno quello che ha fatto un altro musicista ci aiuta anche a conoscere noi stessi e dire voglio ottenere questo, e lo ottieni. Poi sì, c'è il difficile poi è cercare di creare qualcosa di personale. Voglia. Ovviamente, poi dopo sono, per esempio, un altro musicista che mi fa piacere citare pure, è un altro italiano, Stefano Focacci. Stefano Focacci l'ho ascoltato tantissimo, per esempio, ecco, da lui, dopo degli anni, dopo essere passato dalla Pine, sono passato a Stefano Focacci, per esempio, perché nella sua semplicità però aveva uno stile veramente personale, molto accattivante, che mi piaceva tantissimo, una musicalità poi che mi piaceva, molto accorde alle mie passioni. Quindi ho deciso in un momento di, vabbè, mi metto a risuonare e cerco di invece creare qualcosa con delle tecniche molto più semplici, che a volte anche nonostante siano più semplici non significa che sia più facile comporre con queste tecniche, no? Sì, è citato un musicista su cui spenderei giusto due parole. Stefano Focacci è stato il primo italiano a suonare al Festival di Berlino, al Dreamtime Festival di Berlino, quando per la tecnologia del tempo poteva principalmente produrre musica su cassetta. Quindi io a casa ho una sua cassetta che è intitolata Breathing the Beat, e sicuramente è una persona che mi piacerebbe intervistare, però purtroppo si è ritirato dalla scena ed è quasi impossibile recuperare contatti con lui, però ci potrei pensare. Se riesco, gli farò arrivare queste due parole perché sarebbe felice.
Sì, io anni fa gli scrissi su YouTube, gli scrissi anche in privato, poi un po' la storia la conosco perché seguendo il vecchio forum di Dicirito, un po' seguendo la scena del Dicirito, un po' sapevo com'era che era scomparso, però gli scrissi un paio di volte e gliel'avevo detto comunque dei miei apprezzamenti rispetto alla sua musica. Molto bene. Sì. Comunque, ecco, quello è stato un altro artista che mi è piaciuto tantissimo, e poi ecco, la semplicità con cui, non la semplicità, però le tecniche basiche che usava, e mi è sempre piaciuto tantissimo. Oltre al fatto che suonava con tubi di plastica di PVC, suonava costruiti da lui, questa è un'altra cosa che mi è sempre piaciuta tanto. Però un punto che mi sono dimenticato di dire prima, che comunque mi sembra sempre interessante, no? Anche sul perché quando mi hai chiesto come mi sono avvicinato al Dicirito e anche perché mi sono avvicinato, uno dei punti importanti è perché aveva bisogno al principio perlomeno di poco studio. A me di studiare non è mai piaciuto nella vita, era più pratica che studio. Quindi rispetto a un violino, un saxo, un pianoforte, diciamo, l'approccio è più immediato. Sì. E quindi quello è stato anche uno dei motivi che all'inizio mi ha avvicinato tantissimo allo strumento. Ok, sì, è vero. Per quanto ne dicano alcuni suonatori di Geridoo, è uno strumento che si suona principalmente imitando dei suoni e si può mettere alcune cose in secondo piano. Poi, come sai, andando avanti, poi ti tocca. Ovviamente. Però, quando sei innamorati dello strumento è più semplice, una volta che sei innamorato, patire anche un po' di tempo perché devi studiare delle cose che apparentemente sembrano noiose. Ma quando sei innamorati è tutto più facile. E invece un'altra domanda che ti farei è questa. Io non ne conosco, però hai prodotto dei CD o qualcosa di questo tipo o hai in mente di fare qualcosa? Allora, ho prodotto un CD che l'avevo portato al Diginoz quando suonai nel 2015, mi sembra, che era il viejo cuento del Buddha del Borraccio, il vecchio racconto del Buddha e dell'Ubriaco, era il nome del CD. Erano 11 composizioni, mi sembra, registrate qui in Argentina, l'ho prodotto e l'ho mandato in giro per un tempo e poi dopo ho smesso sempre con l'idea perché avrei voluto fare qualcosa di meglio. Purtroppo le registrazioni che ho fatto non mi sono mai piaciute. Ho sempre voluto cercare di fare qualcosa di meglio e in quel CD c'erano degli errori che all'epoca erano anche passabili, adesso no, e quindi l'intenzione è registrare un'altra volta. Quando non lo so, sono 2 anni che dico vado in studio di registrazione, registro o registro qui in casa, però alla fine non lo faccio mai. Quindi, però l'idea c'è, l'idea c'è. Più che altro non tanto per una soddisfazione mia personale, per avere un CD fatto bene e tenerlo, appunto. Non... Io, se Anche... permettete, Emiliano e Andrea, mi intrometterei un attimo solo, perché in realtà io, Emiliano, ho due tuoi album, quindi questa cosa mi stupisce. Io ho due tuoi album, uno che mettesti in free download Sì. qualche anno fa, che però era senza titolo l'album, quindi non so se corrisponde a quello che hai citato prima. E poi ho un altro album, sempre senza titolo, che si chiama, o perlomeno che era citato come Emiliano Tensi, H negativo Digeridoo, con 8 tracce. Allora, sì, guarda, mi ha fatto il primo, guarda, sono sempre le stesse tracce. Allora, il H negativo Dicirito, sì, perché anni fa era a Spoleto i miei amici mi chiamavano negativo Dicirito, mi chiamavano negativo, era il soprannome che mi davano. Perché una volta, una sera di baldoria con amici, un amico passò e mi disse: sembri il negativo di Stevie Wonder, e quindi da lì rimase negativo, e da lì venne fuori negativo Dicirito, i primi tempi. Ho registrato quell'album, però su Per Giù sono gli stessi pezzi che erano registrati sugli altri, diciamo. Non è stato mai un album ufficiale, è stata una registrazione fatta
sul momento che non, ma nemmeno so come fai come hai fatto ad avercela. Non so neanche io come faccio ad averlo in realtà, mentre che quell'altro... E poi l'altro, il free download, questo lo ha fatto un amico del cileno che aveva comprato il CD, il viejo cuento, e l'aveva messo online, l'aveva distribuito, messo gratuitamente, e quindi ho detto sì, non c'è problema. Okay. Però delle registrazioni dei pezzi, già ci sono alcuni pezzi che già l'ho registrato 3-4 volte, però non sono mai stato soddisfatto, e oltretutto c'è stata sempre un'evoluzione abbastanza importante fra un periodo e l'altro, e niente, quando li ascolto è come se dico no, manca ancora molto, e quindi sempre con quindi lì, aspettando il momento giusto per poterlo fare. Poi ogni tanto mi prende la voglia, dico, lo registro in casa, anche perché ho tutte le attrezzature per poterlo fare, anche le capacità. Poi dico, no, vado a uno studio di registrazione, lo faccio super professionale, e comunque con questa cosa alla fine non faccio né uno né l'altro. e rimane tutto lì. Sì, a volte piuttosto che fare qualcosa... Scusa, Nicola, vai pure. Giusto per chiudere. Comunque, in realtà, anche a... Emiliano Tenzi H negativo di serie 2, in realtà l'ho trovato un album assai interessante. Cioè, ora te l'hai forse un po' sminuito, Emiliano, ma io lo apprezzo molto, è uno di quegli album che ascolto. Poi sì, le tracce in effetti sono poi riportate anche nell'album dopo, ma... Sì. No, fa piacere. Sì. Ma... Quando registrai il primo album, mi ricordo in studio di registrazione, addirittura nell'album c'erano anche degli errori di metrica, di composizione, c'erano delle... Per quello non è stato sempre un album che l'ho lasciato in disparte, nemmeno l'ho fatto girare più di tanto. Anche l'album che portai al DigiNotes, anche lì mi ricordo c'erano degli errori di composizione, ma anche quello perché avevo registrato... E non avevo quasi mai preso lezioni di musica, tutto a orecchio, quasi tutto fatto ad orecchio. Dunque, se ogni tanto il metronomo, che anche col metronomo ce ne sono voluti anni prima che iniziassi a usarlo. La cosa bella di tutto il cammino che ho fatto è che ho fatto quasi tutti gli errori che si possano commettere, quindi ho imparato tantissimo da questi errori. E quindi quando cerco di trasmettere tutto posso tranquillamente parlare, dico questo non si fa, questo non si fa, questo non si fa, perché li ho vissuti tutti di prima persona. E posso dire che ho iniziato prima a suonare e poi ho iniziato a studiare la musica. E adesso, per esempio, un momento dove sto suonando meno il diciridù, però sto suonando di più la musica, sto studiando di più la musica, anche suonando più con altri musicisti, cercando delle sfumature a cui prima non facevo tanta attenzione. Bene, hai voglia di parlare un po' di più invece di questi progetti che hai in pista con altri musicisti? Perché sempre tra le domande c'erano quella dei tuoi progetti attuali, eventuali progetti futuri, e visto che stai suonando con altri musicisti, magari capire con quali altri strumenti stai suonando. Considera sempre che questa intervista qua penso che sia più utile per persone che stanno studiando il didgeridoo e che quindi possono... anche prendere degli spunti da te. Sì, guarda, allora, un progetto che adesso è un altro progetto che sta lì nella scatoletta dei progetti inconclusi, però che sicuramente in un momento continuerà, è con un violinista. Abbiamo deciso di fare con il Nacho, un violinista qui che vive sempre nella zona dove sono anch'io. Abbiamo deciso di provare a fare un duo di violino e di cd. L'idea è venuta a me perché avevo ascoltato un tema di una ragazza, adesso non ricordo il nome, comunque una cantante famosa, dove faceva musica techno con violino. E io ho fatto la proposta a lui, dico ti piacerebbe fare qualcosa dello stile dove io faccio la base ovviamente e tu suoni il violino, e cercare di qualcosa, un prodotto che serva per far ballare la gente. Qualcosa di che si possa vendere facilmente, no? E quindi poter anche lavorare con questo. E abbiamo cominciato.
ovviamente ci sono state moltissime difficoltà, più che altro con la melodia, per riuscire a incastrare bene la melodia del violino con la melodia del diceridù. È un progetto a cui ancora stiamo lavorando. Abbiamo pubblicato qualcosa, avevo pubblicato qualcosa anche sulle reti sociali. Era molto molto interessante, anche perché lui aveva suonava il violino e cantava, e io con il diceridù, una cosa che amo tantissimo fare, è usare moltissimo la voce. Io metto la voce quasi dappertutto, mi piace molto, perché secondo me dà al diceridù, esce fuori un poco dalla parte percussiva e gli dà un concetto molto più melodico. Quindi il pubblico che ascolta una canzone poi se ne va a casa e la canzone gli continua a risuonare nella testa, come fosse un brano di un qualsiasi altro musicista. Questa secondo me è una cosa molto molto importante e su cui baso la maggior parte del mio repertorio adesso. Quindi con Nacho, questo violinista, abbiamo cercato di fare un po' questo, dove lui suonava il violino, cantava, e io il diceridù, suonando il diceridù e con la voce nel diceridù accompagnando i suoi canti. Quindi era una fusione molto molto interessante. Poi questo è un progetto che adesso è fermo da un tempo, però spero di possiamo riportarlo avanti. Poi un altro progetto che sto che adesso sviluppando è con la mia compagna, che diceridù, questo non è con un altro strumento musicale, diceridù e danza. Come lei è ballerina, ha studiato all'Accademia di Danza, diciamo è laureata nell'Accademia di Danza, e quindi sa ballare moltissimi stili differenti. E diciamo è quello che stiamo cercando di portare avanti con uno spettacolo adesso che si chiama Onirica, dove io suono i miei pezzi e lei li reinterpreta ballando. Non tutti, però la maggior parte. Abbiamo della danza della India fino al reggaeton, immagino. Abbiamo un repertorio molto 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 vario: danza della India, reggaeton, salsa, quella danza della India, vabbè, comunque abbiamo un repertorio svariato. Questo è un altro progetto che stiamo portando avanti e dove lei poi canta pure, e quindi abbiamo dei pezzi che ancora stiamo progettando, però dove c'è il canto, la sua voce e il diceridù. Dove sempre anche a me piace mettere moltissimo la voce, quindi canto anche io con il diceridù. Quindi cerchiamo di accompagnarci, canto e controcanto, magari canta lei e poi canto io con lo strumento, e di riuscire a mischiare queste cose. Però questo è una cosa molto molto importante del come mi piace a me suonare lo strumento, è questo, come dicevo prima, usare moltissimo la voce. Uso la voce, che è quello che secondo me dà al diceridù una delle caratteristiche molto più orecchiabili, e che la gente si possa portare a casa poi la canzone, il tema. Questo è secondo me molto molto importante. Anche perché, perlomeno qui in Latino America, adesso la maggior parte dei suonatori stanno tutti quanti con la beatbox, fanno tutti quanti beatbox, e per di lì va la cosa. Ovviamente ci sono musicisti molto molto bravi, molto capaci, però quando io finisco di ascoltarli o ascolto un tema loro, io poi non mi ricordo niente, tutto sembra tutto lo stesso, c'è poca differenza. A me invece piace che ci sia un qualcosa che a me mi faccia ricordare, comunque una melodia, qualcosa che il tema me lo faccia ricordare. Quindi per questo ho cercato di prendere questo cammino e uso, ripeto, tantissimo la voce. E sempre poi riguardo con altri progetti che abbiamo fatto, per esempio sempre con la mia compagna, sono viaggi sonori che abbiamo organizzato e continuiamo a organizzare, bagni sonori, diciamo, dove lì suono il diceridù in un'altra forma che mi piace tantissimo, con una forma molto molto delicata, molto sottile, per esempio usando il drone al minimo, il no drone, molto molto piccolo, e anche quello è un altro progetto che piano piano stiamo portando avanti e piano piano stiamo sviluppando, e ci piacerebbe anche lì poter registrare qualcosa, dove il suono del diceridù è molto più omogeneo,
dove c'è sempre una cadenza ritmica abbastanza particolare, che si ripete sempre, quasi ipnotica, e dove, ecco, mi piace molto usare delle sonorità molto molto piccole, ridotte al minimo. Un po' i lavori che da lì ho preso molto ispirazione, per esempio le prime volte da Andrei Smejkal, dall'introduzione che faceva lui ai suoi concerti. Ovviamente adesso cercando altri cammini. Poi altri progetti che per esempio sto cercando, ma non è facile, con un batterista. Sarebbe sempre piaciuto poter suonare con un batterista. Già nel sud, quando vivevo in Patagonia, avevo formato un trio con un batterista e con un chitarrista. L'idea era bellissima, bellissima, mi piaceva moltissimo, però prima di tutto, sempre quando suoni con un batterista c'è il problema dell'amplificazione, che il dici tu non si ascolta moltissime volte. Quindi o il batterista si limita un poco, cerca di suonare un po' più per far ascoltare l'altro, se no il dici tu non si ascolta. E questo, penso, a me è successo anche quando ho ascoltato i Wild Marmalade al Diginoz, che ascoltavo solo il batterista e il dici tu non si ascoltava. Parlo uno dei gruppi più famosi al mondo, dei due più famosi al mondo. E quindi lì c'erano dei problemi quando suonavamo dal vivo. L'idea mi piaceva tanto, però fondamentalmente poi succedeva quello che molte volte succede quando metti il diceridù con altri strumenti, e mi riuscivo a suonare sempre lo stesso. Ripetevo. Il progetto era molto bello all'inizio, e poi dopo un po' mi sono ritrovato che la chitarra faceva i suoi assoli, il batterista faceva i suoi assoli e io facevo tipo un giro di basso ripetuto all'infinito. E questo succede molte volte quando uno suona con altri strumenti. Il limite del diceridù è il fatto comunque del volume, che è un volume molto basso rispetto agli altri, e se non c'è un rispetto da parte degli altri musicisti, molte volte viene appiattito sotto, rimane un tappetone basso e si capisce poco niente. Sotto questo punto di vista anche sono diventato anche molto più selettivo con la gente con cui suonare, perché se no tantissime volte succede che tanti vogliono vieni a suonare il diceridù, tutti vogliono che tu venga a suonare il diceridù, poi dopo non gliene frega niente come si ascolta. Non si ascolta niente, va bene lo stesso, l'importante è che ci sia questo wow di fondo. Un po' questi diciamo sono. Sì, non è, il digeridù è sempre un po' complesso da gestire. Scusami Andrea, mi intrometto di nuovo, perché giusto per capire Emiliano, questo progetto ultimo di cui parlavi in Patagonia e poi l'album Rio, lo leggo, Rio Session en el Vivero? Sì. Era questo. Okay. Era quello. Quello è stato un altro, è stato questo progetto con questi due ragazzi, poi sono amici, musicisti bravissimi. Purtroppo anche lì c'è stato il video è su YouTube, l'ho anche fatto girare un po', poi dopo un po' non ho voluto più, perché anche lì quando siamo andati a registrare è stata data molta poca importanza al diceridù. E quindi in certi brani si sente la batteria, si sente la chitarra e il diceridù quasi non si ascolta per niente. E quindi per me non pensavo, e quando ho ascoltato la registrazione finale ci sono rimasto male. Sotto questo punto di vista ho avuto tante delusioni e un po' mi hanno un po'... Per una volta Dio si ascoltasse bene, no? Anche perché avevamo lavorato veramente tanto. E poi ecco, c'era molto questo che... Purtroppo ogni musicista cercava un po' più che alla sintonia del gruppo, a ascoltarsi bene, il batterista che si ascolti bene la batteria, la chitarra che si ascolti bene la chitarra, e io con il digiridù cercando di limitarli, però alla fine l'animo del batterista poi è pure suonare forte, quindi è difficile tenerlo a bada, non è facile. Però comunque l'esperienza è stata bellissima e poi ho imparato veramente tantissimo con loro, anche perché piaceva moltissimo suonare con tempi in 7, tempi in 5, erano tutte esperienze veramente nuove, era suonare dal vivo col metronomo pure, quella è stata un'altra cosa molto molto importante, ho imparato tantissimo.
però ecco, a livello di soddisfazione mia come artista, nemmeno lì sono stato contento. Questo è qualcosa che ancora non... piano piano, però tutta la pazienza. Sì, e dicevo, suonare il didgeridoo in una band è abbastanza complesso, perché un po' le persone non sono abituate a suonare con il didgeridoo, come dicevi. Però anche il suonatore di didgeridoo spesso ha piacere appunto di essere al pari di altri strumenti, ma se ci facciamo caso, il bassista che suona in molte band, cioè o è una band tipo, non so, Red Hot Chili Peppers, in cui c'è un basso molto presente, ma nella maggior parte dei casi il basso quasi rimane inavvertibile, cioè se lo togli te ne accorgi, ma non è uno strumento molto presente. Eventualmente nel jazz si usa avere, lasciare delle battute libere per l'improvvisazione e quindi per il solo del contrabbasso come di altri strumenti. Però anche se va veramente fuori tema, è giusto per dire quanto ci sentiamo a volte frustrati quando suoniamo in una band, che Cozzalone diceva: se devi lasciare la ragazza, lasciala in un jazz club durante l'assolo di contrabbasso, perché niente è più brutto di un assolo di contrabbasso jazz. Ok? Questo per dire anche che è un po' un problema comune di tutti gli strumenti che hanno basse frequenze. Sì. Però se posso darti un consiglio, probabilmente lo sai, ma ricordiamoci sempre che questa intervista verrà vista da persone che mi auguro vogliano un po' intraprendere anche la tua strada. Allora, sicuramente un musicista che si potrebbe nominare, in cui c'è stato un progetto tra didgeridoo e violino, è Charlie McMahon. Dove si possono vedere, dove si possono ascoltare alcune cose. Ha un modo di suonare molto diverso dal tuo, Charlie McMahon. Però, sì, sì. Però è già molto però più simile a, ad esempio, a Stefano Focacci, perché Stefano Focacci è stato incredibilmente influenzato da Charlie McMahon. Sì. E questa è una buona cosa. E se invece si volesse ascoltare il didgeridoo in una band, sì, ce ne sono diversi. Come giustamente hai detto, con i Wild Marmalade a volte il didgeridoo rimane sottotono, a volte il didgeridoo sembra molto più veloce. Adesso Simon, spero che non mi senta, però il problema è che molto spesso il didgeridoo sembra molto potente, molto veloce, ma in realtà il groove lo sta dando principalmente la batteria. Mentre invece quello che appunto dicevi era di avere più groove con il didgeridoo. In quel caso lì, usare strumenti con una campana più piccola, no? Sai benissimo che queste cose qua ne abbiamo parlato un sacco, e avere strumenti con una campana piccola, quindi con un suono un po' più brillante, riduce un po' quel suono grasso e basso che crea una sorta di sottofondo, e andiamo a lavorare molto di più sui suoni un po' più brillanti, emergendo da altri strumenti che sono tipo il basso e via dicendo, perché il basso comunque non riesce a sfruttare quelle frequenze degli armonici come noi riusciamo invece a fare col didgeridoo. Quindi tirare fuori la peculiarità del didgeridoo in questo senso può dare degli ottimi vantaggi. Però suonare didgeridoo così, tipo il didgeribon ad esempio, molti lo apprezzano poco perché il suono è troppo brillante e è povero, è un suono più povero. Però emerge rispetto ad altri didgeridoo, soprattutto quando suoniamo in una band. Sì, sì. Un'esperienza che mi è successo, che è stata forte comunque, a Buenos Aires, avevo suonato con Santiago Vázquez, che il Santiago Vázquez è un musicista muy argentino, muy importante nella scena argentina, più che altro delle percussioni. Lui ha creato un linguaggio di tipo una direzione d'orchestra per percussioni. E lui, con una direzione improvvisando dal vivo, con un set di percussionisti, e poi ovviamente è andato avanti, lo fa anche con musicisti per qualsiasi tipo di strumento, crea musica dal vivo. Sì? E ha una banda che si chiama La Grande, e suonano in uno dei bar più importanti di Buenos Aires. Vabbè, tra una cosa e l'altra ci siamo conosciuti con il tipo, e mi ha invitato a suonare una notte, a suonare con questa orchestra. Ero contentissimo, anche perché c'erano dei musicisti eccezionali. Ovviamente mi sono fatto prendere dall'entusiasmo e ci sono andato a chi chiusi, però pensa, mi sono ritrovato a suonare il didgeridoo, avevo
il batterista a dietro, il trombettista a destra, il sassofonista a sinistra, più c'è un altro percussionista davanti, il timbalettista al lato, e io devo suonare il dicitore lì. E oltretutto, quando ho iniziato a suonare, il sistema ha cominciato a couplar, ha iniziato a fischiare, quindi mi hanno dovuto abbassare il volume. E oltretutto non avevo la possibilità di poter sbagliare. E quindi è stata un'esperienza, è stata dura. Alla fine è venuto fuori qualcosa di molto molto carino. Però io ho quasi suonato alla cieca, diciamo. Non sapevo quello... Tappavo l'oído, l'udito, e suonavo e cercavo di immaginare quello che usciva fuori dallo strumento. Dall'altra parte. Però ecco, quella è stata la prima e l'ultima volta che mi sono messo in una situazione del genere e dove ho imparato tantissimo. Ottimo. Allora, intanto io ti ringrazio moltissimo, perché fare un'intervista con te è veramente semplice, perché basta darti uno spunto e parti in maniera molto piacevole. E quindi si è praticamente consumata quasi un'ora. Ah. Allora ti farei una domanda di chiusura, poi facciamo una breve pausa e poi passiamo alla seconda parte, dove chiunque dei partecipanti potrà scegliere cosa chiederti. Ma adesso ti faccio l'ultima domanda e poi io mi faccio da parte. Hai fatto un percorso abbastanza lungo a suonare il didgeridoo, perché comunque adesso sono circa 20 anni che lo suoni, no? Ecco, non so se ripercorrendo tutto il percorso che hai fatto, o se hai un'idea già da subito, dovessi dare un consiglio a un giovane musicista che vuole intraprendere la tua strada, che consiglio gli daresti? Suonare tantissimo e avere buoni maestri, perlomeno cercare di poter studiare con persone che siano competenti. Però la cosa importante è suonare tantissimo e divertirsi molto anche suonando. Ma consigli potrei dare tanti, però fondamentalmente suonare tantissimo e con buoni maestri. Questo perlomeno se uno vuole imparare. Poi dopo. Chiaro, se uno dovesse dare tutti i consigli dovrebbe prendere una persona e seguirla. Però, ecco, sì, esatto, in una domanda così aperta e così complicata, suonare tanto ed avere dei buoni maestri. Ok, allora, ti ringrazio ancora, chiudiamo qua, facciamo 10 minuti di pausa e ci rivediamo fra poco. Perfetto. Ok? A fra poco. Ok, grazie. A fra poco.